Ciao Frank. Ciao, ciao Alberto. Allora, Frank. Piacere vederti. Intanto sì. Frank è il tuo nome d'arte, giusto? Sì. Ti fai chiamare Frank nel mondo dello spettacolo? Certo, sì. Allora, ascoltami. Ho deciso di fare così appunto per questo. Sì, mi hanno parlato bene di te. So che sei stato in diversi spettacoli, insomma. Sì, mi hanno chiamato così nelle varie piazze dappertutto, alcuni spettacoli dove che ci sono praticamente quelle tradizioni, diciamo, delle fiere, delle... Cioè, dappertutto sono stato comunque. So che sei stato alle selezioni del Grande Fratello. Sì, anche Isola dei Famosi l'anno scorso. Sì. Tutto il mondo mi ha visto in TV, e su Rai 2, che purtroppo dovevo essere prescelto, ma purtroppo all'ultimo minuto qualcuno... Certo. So che ti dovevano chiamare anche a Canale 5. Sì. La rete media, 7. Sì. Come mai non ti hanno contattato più? Non lo so, forse è successo un qualche cosa. Hanno perso il numero molto probabilmente. Ma sicuramente di sì. Però sto continuando a partecipare, a mandare tutti i miei video che faccio attraverso tutte le televisioni, tutte le centri casting, certo, di Roma, eccetera, ma purtroppo sai com'è. Ho visto un tuo spettacolo dove tu partecipavi con due pappagalli addirittura. Sì, quello era a Roma, Toro Baianica di Roma, okay, quando ho fatto la selezione degli Storie delle Famose, l'anno scorso. Con i pappagalli? Sì, uno qui e uno là. Ed erano un maschio e una femmina? Sì. Un maschio e una femmina? Sì, bello comunque. A questi pappagalli cosa gli facevi fare? Le tenevo nella spalla, le facevo mangiare attraverso la mia bocca, okay, così, ma è una cosa meravigliosa. Sì. Comunque ho partecipato, a parte quella, anche a serate in Sicilia, a Catania, e sono stato verso Messina più o meno. Sì, piccole recitazioni che proprio purtroppo. L'amore per lo spettacolo tuo è proprio uno strano amore siciliano. Giusto, sì, esatto. Dire proprio strano amore. Ci sta davvero. Certo, veramente. Vabbè, mi hanno detto anche che tu sei un mago delle trasformazioni. Cioè ti sai trasformare in diversi personaggi. In qualsiasi cosa, sia nel parlare sia nel vestire. Tra poco ci farai vedere qualche trasformazione, perché qua i telespettatori ti vogliono vedere all'opera, mi raccomando. Certo. Facci fare figura. Certo. Va bene. Certo. Frank, parlaci un po' di te. Io praticamente sono un cantautore da tanti anni che continuo a scrivere sempre canzoni, ma sai come tu puoi immaginare se non c'hai una... Hai inciso qualche CD ultimamente? Ancora no, ma sto già preparando. Esatto. In lavorazione. Usciranno 4-5 canzoni. Esatto. Sto preparando, infatti, sto scrivendo anche la mia biografia, che purtroppo sai ogni... Certo, la biografia ci vuole d'altronde. È una vita intera, quindi, da quando avevo 3 anni, quindi pensa che cervello, quindi. Però sai... Praticamente il mondo dello spettacolo ce l'hai nel sangue, Frank? Sì. Sì, perché tanti anni fa da ragazzino ho mandato tutti il mio video, sia i miei foto, le immagini fotografiche, dappertutto, in tutta la Rai, dappertutto. Però sai, nella vita se non c'è qualcuno che ti dà una spintarella, non vai da nessuna parte. Va bene Frank, parlaci un po' di te, perché i tuoi fan che ti stanno vedendo in televisione, perché sicuramente molti telespettatori ti stanno riconoscendo. Certo. Parlaci un po' di te, come passi il tempo, com'è il mondo dello spettacolo visto da te, il mondo dello spettacolo. Allora, io sono un comico, un attore brillante, un attore drammatico, ma lo posso fare senza copione, perché il vero attore per me è questo. Cioè hai tutto scritto nel cervello praticamente. Nel cervello, cioè io posso fare senza copione. Cioè quello che il cervello ti dice tu trasmetti alla persona. Esatto. E questo è bello, è una cosa rara, è un dono di natura. Io, una cosa bella, una virtù del mio cuore che mi esce, che se io dovessi magari, chi lo sa, punto interrogativo, dovrei andare nel mondo dello spettacolo, ho sempre desiderato un qualche cosa di bello. Aiutare quei poveri bambini che hanno papà e mamma, certo, dei miei piccoli introito, quelli che saranno, certo, una certo parte sarà disponibile per loro, perché certo desidero proprio questo, perché mi spoglio oggi che non ne ho, figuriamoci quanto ce l'avrò, se avrò fortuna. Certo, questo tutto è un pensiero bello. È una cosa meravigliosa. Esatto. Va bene Frank, ritorna alla domanda precedente, parlaci un po' di te, come passi il tempo, cosa fai nell'arco della giornata. Beh, di solito scrivo sempre. Cammino con un registratore dentro la macchina. Esatto. Magari questo è importante, perché al giorno d'oggi quello che si vede si deve registrare, bisogna approfittare del momento. Grazie. A volte scrivo dei testi di canzoni così parlando. Esatto. E poi a casa incomincio a scrivermele e già li metto il mio ritmo come viene cantata quella canzone. Esatto. Che poi prossimamente pubblicherai. Sì, esatto. C'è stato un cantante nostro famoso, Nino D'Angelo. Nino D'Angelo. Che purtroppo mi ha fatto mettere a piangere, mi ha fatto commuovere. Perché? Un giorno disse lui in TV che una canzone
in 2 ore, in una nottata si può anche scrivere, e io l'avevo fatto così. Certo. E purtroppo mi sono un po' emozionato perché ha detto lui la verità, perché mi è capitato a me che non sono un grande cantante. Comunque io ti dico una cosa, l'uomo che piange secondo me è l'uomo più forte. Sì, e non mi servono bisogna anche avere coraggio ma a piangere. Ma tutto quello che faccio non mi servono i copioni, non ho bisogno. Va bene Frank, allora fra non molto ci farei vedere qualche tua esibizione. Sì. Va bene, allora Frank, in questo potrei momento... Potrei anche essere invitato anche, certo. Con qualcuno che certo. Magari... Cosa ci farei vedere? Ma potrei anche farti vedere o Franco Franchi, o Olio Stelio, quello che vuoi. O Charlie Ceppi, non c'è problema. Esatto. Allora cominciamo intanto con Franco Franchi. Sì. Poi fai vedere? Anche Olio Stelio, oppure Charlie Ceppi, quello che vuoi, lo stesso. Allora, Olio Stelio, dopo. Charlie Ceppi, sì. Subito dopo. Sì, magari allora, la camminata perché... Cominciamo con Franco Franchi. Sì. Va bene. Per cui, amici telespettatori, vediamoci l'esibizione di Frank. Vai regia. Ciccio, quante volte ti ho detto sempre... Sono da mia nonna, disgraziata. Come che sei così disgraziata? È morta mia suocera. E io sono andato a trovarla e mi ha fatto vedere i denti. Dove sei? Ciccio, aiutami. È morta mia suocera! Dov'è? Ciao, Olio, mi raccomando. La nonna è stata tutta maletta. Quante volte ti ho detto sempre ignorante. Sono da me zia Tetino, che è stata tanto bene con noi. Oh, lascia stare. Lascia stare, ignorante, prendi il telefono, temi il telefono, cretino, ignorante. Ho detto salutami tanto al Cetitino, che state tanto bene con noi. Oh, Stelio, cosa vuoi mangiare? Vorrei una bistecca alla milanese. Come fai alla milanese, ignorante, la vuoi impanata? Sì, la facciamo impanata. Oh, ignorante, milanese impanata, cretino, sei proprio un ignorante. Che mi facete un caffè? Fate un caffè, che sia un caffè buono. Mi raccomando, perché altrimenti te lo stocca non lo paga proprio. Hai capito? E non mi fai ingazzare, perché se vedo qualcosa che non va, io ti prometto che ti pago da capoccia. Hai capito? Non parlare, perché non pago neanche. Non te lo paghi proprio sto caffè. Se mi piace può pagare il doppio. Se non mi piace non può pagare, poi ti pago sto capoccia. Io sono un Napoli che purtroppo... Sono nato a mezzo a gente buona, gente cattiva, sono nato dappertutto, capite? Però mi arrangio come li posso, automaticamente sogno sempre che assieme a tutta della mezza, mi chiamo della mezza, mi chiamo da facendo, ma a me non me ne frega, perché quando mi girano veramente me ne vado a casa e mi faccio due belle spaghetti a pomodoro. È quello che viene vero e non me ne frega niente di tutta l'umanità. Che devo fare? Yes! Perfetto Frank, era una bellissima esibizione. Complimenti, grazie. Complimenti davvero. Sono rimasto allibito, con gli occhi spalancati, proprio una cosa eccezionale. Ma poi ci vai proprio uguale. Sì, ma poi sai qual è bello? Che sì. Dovunque vado nelle ti riconoscono ma tu devi in camminare parche, in certi parchi tu devi camminare con carta e penna, così fai, ma devo fare così perché d'altronde complimenti davvero, sei un grande bene, anche Frank. Tu perché ascolta, in questo momento ci sono i tuoi fan, sì. Le tue fan soprattutto che ti stanno riconoscendo in TV, certo. Lancia un messaggio verso di loro guardando la telecamera, vai Frank. Se volete chiamarmi qualcuno che magari ha bisogno di fare qualche serata o bazzellette, o fare ridere, insomma, potete chiamarmi,
Il numero posso darlo aperto, come potrei anche dirlo adesso. Potrei anche dirlo adesso? Certo. 39 20 20 11 53. Io sono qua, vi aspetto per fare strada e aiutare gli altri. Perfetto, questo era un bellissimo messaggio, per cui chiamate Frank il mago delle trasformazioni. Alberto vi saluta. Oh yeah.